Buonasera e benvenuti al TG6. Allora, siamo in pieno svolgimento del processo d'appello che vede il Teramo sul banco degli imputati insieme al Savona per l'eventuale combin, la presunta combin Savona-Teramo. È il giorno della verità, questo per la società biancorossa, perché saprà dall'esito del dibattimento che si sta svolgendo all'NH Hotel di Roma se potrà disputare il suo primo campionato di Serie B della storia oppure se verrà confermata la sentenza di primo grado che verrebbe i biancorossi retrocessi in Serie D. Abbiamo in collegamento in diretta da Roma Andrea Costantini. Andrea, come è andato il pomeriggio? A che punto siamo? Allora, intanto buon pomeriggio. Hai parlato di giorno della verità, ma molto probabilmente dovremo parlare di giorni della verità, perché l'aggiornamento che possiamo dare è che dopo l'ultima pausa nel corso dell'udienza, al rientro il presidente della Corte Federale d'Appello Mastrandrea ha detto: noi abbiamo intenzione di chiudere l'udienza intorno alle 21:30, dati i tempi degli interventi finora svolti dagli avvocati e dati gli interventi che si presumono saranno messi in atto dai prossimi avvocati, e sono davvero tanti, è molto probabile che l'udienza entro questa sera non esaurirà tutte le parti. E allora la sua proposta è stata: tutte le parti individuali saranno ascoltate, gli avvocati chiaramente, entro questa sera, entro le 21, 21 e 30, 22. Poi domani mattina, probabilmente a partire dalle ore 9, ci sarà la possibilità per gli avvocati delle parti che sono le società di esporre la loro tesi difensiva, in particolare Teramo e Savona. Quindi ora siamo in attesa che il presidente Mastrandrea si pronunci, perché lui ha dato del tempo agli avvocati per, insomma, consultarsi e per vedere il da farsi. Ma è chiaro che i tempi stringono e veramente, se si andasse fino in fondo, rischieremo di andare anche oltre l'1:10, l'1:15, come è stato in occasione del primo grado. Nel frattempo hanno parlato gli avvocati di Ninni Corda, l'avvocato Rossetti e l'avvocato. Allora, c'è un problema per quello che riguarda il collegamento con Roma, aspettiamo di ripristinarlo. Stava dicendo Andrea che aveva parlato l'avvocato di Ninni Corda, ma oggi pomeriggio hanno parlato anche l'avvocato dell'Ascoli e soprattutto Gioacchino Tornatore, il procuratore che ha ribadito le richieste della Procura federale, la conferma delle sentenze di primo grado. Non so se è pronto, se è tornato il collegamento con Andrea Costantini. Andrea? No, non c'è il collegamento con Andrea Costantini, vediamo di recuperarlo subito. Allora io direi di mandare la clip, che è quella più interessante, che riguarda le richieste di Gioacchino Tornatore, il procuratore federale. Vediamo questo contributo. Riguardo alle circostanze temporali, abbiamo già sostenuto, e anche in questo il Tribunale Federale Nazionale ha riconosciuto la validità di questa tesi, che ci siano degli spazi temporali precisi nell'ambito dei quali il Campitelli può essersi recato a questi incontri. Ci sarebbe un vuoto di circa un'ora, un'ora e un quarto la mattina, e anche il secondo incontro, quello del rientro, sarebbe compatibile con gli orari, perché noi sappiamo che il Di Giuseppe chiama il Di Nicola per dire: sto partendo dallo stadio intorno alle 6:10 per recarmi all'appuntamento con Barghigiani, e questo incontro sappiamo anche che si è svolto come termine ultimo prima delle 19:39. Peraltro abbiamo un dato preciso che è stato versato anche in questo caso agli atti di questo giudizio, che dà prova del fatto che il pullman del Teramo si sarebbe poi mosso già intorno alle ore 18:50 dallo stadio. Quindi è possibilissimo che da quel momento in poi il Di Giuseppe e il Campitelli abbiano incontrato il Barghigiani e qui appunto sia avvenuto il rispetto dei patti, così come concordati in precedenza. Campitelli ancora tornerà in gioco nella fase successiva, quella relativa al cosiddetto regolamento dei conti, ovviamente economici, perché poi dopo la gara le parti ricominceranno a contattarsi a far data dall'11 maggio.
il Barghigiani si recherà con il Di Nicola a incontrare il Di Giuseppe da prima all'ora di pranzo e poi nel pomeriggio si recheranno dal presidente Campitelli, dove il Di Nicola rimarrà fuori dalla porta in attesa appunto di poter ricevere quanto era stato pattuito. Sorgeranno tutta una serie di discussioni e di incomprensioni riguardo alla spartizione della somma. Abbiamo appreso dalle comunicazioni telefoniche che la somma quel giorno, l'11, fu data a Barghigiani, gli furono dati i soldi per sé e anche per Pesce. Fatto sta che però il Barghigiani, ritenendo di aver svolto un determinato ruolo molto più significativo e pregnante rispetto a quello del Pesce, tratterrà per sé una parte rilevante di quei 10.000 euro, ne tratterrà 7.500 e darà al Pesce soltanto 1.250 dei 2.500 che a quel punto e a suo modo di vedere gli sarebbero spettati. Da qui nascono le lamentele del Pesce, che il Di Nicola cerca più volte di rassicurare, di tranquillizzare, dicendo che in occasione dell'ultima tranche, quella del lunedì 18, perché questo è un altro passaggio delle intercettazioni, i pagamenti avverranno ogni lunedì, dice Di Nicola a Di Giuseppe, perché così è stato concordato, il lunedì 18, quando verrà versata la somma ultima da corrispondere al Di Nicola e al Corta, cercheranno anche di regolare questo debito residuo che era rimasto da saldare nei confronti del Pesce. E infatti Di Nicola e Di Giuseppe si incontreranno il 18 e subito dopo Di Giuseppe manderà un sms al Pesce in cui gli dirà: vai da Marcello che ti aspetta, ovviamente per saldare questo debito, tant'è che Di Nicola e Di Giuseppe si erano messi d'accordo anche sul dividere questa somma residua da versare. Presidente, io mi fermo qui per non approfittare ulteriormente della vostra pazienza e della vostra attenzione. Sono consapevole in questo rapido excursus svolto di aver senz'altro dimenticato o omesso qualche passaggio, non me ne vorrà se successivamente in sede di replica chiederò di intervenire. Ovviamente la richiesta della Procura è confermativa di tutte le pronunce del Tribunale Federale Nazionale nell'ambito del giudizio di primo grado. Una brevissima considerazione riguarda solo la posizione del Corda, perché valgono le stesse considerazioni che erano state espresse in precedenza con il Catania. Noi riteniamo che la sanzione, l'abbiamo ritenuto in primo grado di giudizio, adeguata al contributo collaborativo, oltre che alla... Queste dunque le richieste di Gioacchino Tornatore. Noi abbiamo ripristinato il collegamento con Roma, con Andrea Costantini, eccolo qui, lo vedo bello pronto e anche ancora abbastanza fresco dopo una giornata intensa di lavoro. Andrea, allora eri al momento di parlare di quello che stava dicendo l'avvocato di Ninni Corda, però prima una domanda, mi sembra di poter escludere in maniera definitiva che ci sia questa sera la sentenza. Assolutamente, assolutamente. E ora penso che vada soltanto comunicato ufficialmente questa notizia, perché anche a fare un rapido conto, se noi pensiamo che dovranno parlare gli avvocati di Matteini, di Nicola, di Giuseppe, due avvocati per conto di Campitelli, Cerulli, Relli e Cozzone, poi dovranno parlare altri avvocati, quelli di Cinicola, quelli di Barghigiani, quelli di Cabeccia, insomma sono tante le posizioni individuali, poi ci sono anche gli avvocati delle squadre, ce ne saranno un paio per il Savona, ci saranno due avvocati, Chiacchio e Di Gian Domenico per la Teramo Calcio, poi l'avvocato Tortorella per l'Aquila, insomma sono talmente tanti gli interventi che pensare di arrivare alla fine questa sera, questa notte, addirittura con la sentenza, davvero è fuori, sembra fuori luogo, quindi ci sembra che la cosa più ragionevole sia una sospensione dell'udienza questa sera e un ripristino domani mattina, però attendiamo prima di dare l'ufficialità, ma penso che sia molto molto probabile questo scenario. Avete ascoltato l'intervento di Tornatore, non so se avete ascoltato l'intervento dell'avvocato Duca, che ha parlato al posto dell'avvocato Grasselli, che stavamo dicendo a sorpresa manca quest'oggi al pari del presidente Bellini in rappresentanza dell'Ascoli Calcio. In sostanza cosa ha detto l'avvocato Duca? Anche volendo accogliere la tesi difensiva del Teramo, quindi che Campitelli non sia colpevole e sia coinvolto il solo Di Giuseppe, però Di Giuseppe era il responsabile dell'area tecnica, il massimo dirigente tecnico, aveva anche in dotazione incomodato la Maserati, aveva una dotazione di soldi cospicua a sua disposizione,
Di conseguenza, se l'illecito lo ha commesso Di Giuseppe, è sufficiente questo per comminare una pena così severa come la retrocessione diretta in Serie D. Quindi non una penalizzazione di 3, 4, 6, 7 punti, ma direttamente la retrocessione. Quindi... Senti Andrea, a te che impressione ti ha fatto l'intervento di Tornatore oggi, diverso da quello fatto in sede di primo grado? Guarda, con tutto il rispetto, abbastanza noioso, e l'ho colto anche dall'espressione di alcuni colleghi, perché non ha fatto altro che ripetere, un po' in sintesi, togliendo certi particolari, perché l'altra volta nel primo grado la requisitoria è stata molto lunga, quasi un'ora e mezza, con tanto di richieste. Questa volta ha chiaramente dovuto sintetizzare, ma ha ripercorso tanti pezzi della requisitoria pronunciata nel corso del primo grado, quindi non ha aggiunto nulla di particolarmente nuovo, non ci sono stati elementi nuovi, ha ripercorso quei tratti, quindi di conseguenza sentire l'intervento del procuratore aggiunto, diciamo che è stato un qualcosa di ripetitivo, che non ha aggiunto niente di che alla discussione, e chiaramente lui auspica appunto nelle richieste che venga confermata la condanna e al Teramo e al Savona della retrocessione in Serie D, ma questo è un intervento che avete potuto comunque cogliere almeno nella sua parte finale. Il pomeriggio di Campitelli invece com'è stato? Pomeriggio con alti e bassi, perché lo abbiamo visto arrivare con grande tensione, lo abbiamo visto emozionato, poi l'abbiamo visto anche su di giri, e probabilmente il riferimento, anzi evidentemente il riferimento è alla clip che abbiamo inviato nel corso dell'intervento che avete fatto poco dopo le 18. E poi eccola qui, la stiamo vedendo. Ecco, era il momento della pausa dell'udienza, Campitelli è uscito fuori, l'NH Hotel ha ricevuto l'abbraccio ideale dei tifosi, e praticamente lì lui si è lasciato andare, ha cominciato a saltare insieme ai tifosi e ha accompagnato insomma i cori dei tifosi, un momento di particolare esaltazione per il presidente, che in quel modo ha un po' allentato la tensione che ha accumulato nel corso dell'aula del dibattimento. Poi forse avrei fatto accenno a quell'eccezione di inammissibilità che era stata presentata dall'avvocato Bernardi Crocetti, che difende il Forlì, sostanzialmente diceva che non si poteva procedere con l'appello perché il Teramo avrebbe pagato la tassa per l'appello non come si doveva fare, cioè non con un assegno circolare intestato alla Federcalcio, ma con un addebito nel proprio conto corrente. In realtà questa è stata una vera e propria forzatura che è stata subito smontata, e poi anche i dirigenti della Teramo Calcio ci hanno rassicurato su questo fronte, quindi insomma si va avanti tranquillamente. I tifosi che faranno secondo te? Resteranno lì anche per domani? Faranno un presidio permanente effettivo? Qualcuno ho sentito ha detto piazziamo le tende. In realtà tutti quanti sono in attesa di sapere se effettivamente ci sarà questa sospensione e ripristino domani mattina, e poi non so, penso che la decisione sarà personale, però personale limitatamente personale, perché molti sono venuti in pullman e penso che i pullman dovranno... Puoi provare a chiedere a Guido Campana, che è dietro di te, alla tua sinistra, puoi girarti, lo vedo a girarsi, ecco lì. Curiosità, ci chiedono, in caso di sospensione e ripresa domani, cosa farete? Ritornerete a Teramo? Decidiamo se sarà sui pullman. Noi partiamo alle 8:30, noi partiamo. Ah, voi ripartite? Poi decidiamo sui pullman da farci. Se tornate anche domani. Bravissimo. Ok, però comunque rientrate col pullman. Rientriamo. Va bene. Grazie a Guido Campana che ci ha confermato quello che era un po' logico pensare, cioè con i pullman si rientra. Chi invece è venuto col mezzo proprio può valutare l'idea di restare a Roma e alloggiare in qualche hotel, magari all'NH, un po' più caro, oppure in qualche hotel limitrofo. Ecco, vedi qualcuno della dirigenza in giro in questo momento, per caso? Questo momento o qualche avvocato? Anche perché chi si aggirava poco fa è Cimini, che è l'unico della dirigenza che è fuori l'aula dibattimentale, il resto appunto sono tutti dentro, dal presidente Campitelli alla figlia Francesca, ai generi, e tutti gli altri. Anche Gianluca Scacchioli si aggirava sul piano meno uno, a volte meno due, ma in questo momento sono tutti sotto. Bene, allora direi di chiudere qui questo collegamento. Se Andrea Costantini dovesse trovare qualche ospite da portare lì in postazione, ci può richiedere la linea in qualunque momento. Nel frattempo noi vi diamo appuntamento subito dopo il telegiornale, perché poi andremo avanti fino all'inizio di Velo, perché questa sera alle 21 c'è Velo, dove apriremo delle finestre per sapere quello che sta accadendo all'NH Hotel di Roma. Grazie Andrea. A più tardi. E...
E passiamo adesso alla pagina politica, perché praticamente c'è stato l'annuncio ufficiale questo pomeriggio di Luciano D'Alfonso, che ha annunciato che Andrea Gerosolimo sarà un nuovo assessore regionale, non lo ha detto, però sarà al posto di Mario Mazzocca. Alla fine hanno vinto loro. Si tratta dei tre moschettieri che hanno avuto la forza di far valere le loro ragioni e ottenere quello che un anno fa non era stato concesso, un assessorato regionale. Si tratta di Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri di Abruzzo Civico e di Luciano Monticelli del PD. Il presidente Luciano D'Alfonso ha dovuto cedere e Andrea Gerosolimo sarà il nuovo assessore regionale, con varie deleghe tra le quali anche quella riguardante le aree interne. A lasciare la poltrona dopo un anno sarà Mario Mazzocca di SEL, unico assessore della vera sinistra, ma le ragioni di Abruzzo Civico dovevano valere di più di quelle di Sinistra Ecologia e Libertà. Le assicurazioni lanciate a più riprese dai tre nei giorni scorsi, vale a dire non stiamo facendo la lotta per un assessorato, erano palesemente di facciata. Che Gerosolimo puntasse all'assessorato era noto già dal tempo della formazione della giunta e le rassicurazioni fornite da D'Alfonso un anno fa evidentemente non bastavano più per far stare tranquilli gli animi dei delusi. La presenza ingombrante nel terzetto è stata comunque quella di Luciano Monticelli, anche lui con pretese assessorili già un anno fa, uomo del PD che ha cavalcato la tigre D'Alfonso in campagna elettorale, ma poi si è accorto che le battaglie portate avanti durante la kermesse elettorale, vale a dire salvezza dei punti nascita e emergenza sanitaria da superare, non erano nell'agenda del governatore. La guerra iniziata nell'ultimo consiglio regionale prima delle ferie ha messo non poco in imbarazzo la maggioranza, tanto che lo stesso D'Alfonso non ha fatto mistero del rimpasto di giunta imminente. Oggi la svolta con l'annuncio della nuova nomina assessorile ad Horas e l'addio a Mario Mazzocca. Come la prenderà SEL? D'altra parte i numeri darebbero ragione ad Abruzzo Civico e i numeri, si sa, in politica sono tutto o quasi e vanno oltre le ideologie e gli schieramenti, e quello di SEL è pari a 1, che è meno di 2. Ed ora torniamo ad occuparci della visita di Matteo Renzi all'Aquila di due giorni fa, o quantomeno degli strascichi che questo sta procurando, perché la Procura della Repubblica dell'Aquila sta passando al setaccio tutti i filmati realizzati anche dalle televisioni per individuare tra i manifestanti responsabili dei tafferugli e dei lanci gli oggetti contundenti. Ha lasciato dietro di sé uno strascico di polemiche e di indagini giudiziarie la visita lampo del Presidente del Consiglio Matteo Renzi all'Aquila, accompagnata da scontri e tafferugli tra forze di polizia e parte dei circa 500 manifestanti che hanno non solo intonato slogan, ma lanciato uova e anche qualche sanpietrino. Tra loro principalmente i comitati in ombrina contro le trivelle petrolifere in Adriatico arrivati dalla costa, quelli contro la realizzazione del metanodotto, studenti e insegnanti precari, il comitato 332 nato dopo il terremoto. Gli uomini della Digos stanno passando al setaccio ore e ore di registrazioni video, acquisendo materiale dalle varie troupe televisive e ascoltando testimoni, per individuare i responsabili del lancio di oggetti contundenti e dei tafferulli particolarmente violenti, con la polizia che non ha risparmiato manganellate, avvenute fuori Palazzo Fibbioni, sede del comune, e poi la villa comunale davanti la sede del Grand Sasso Institute, le due tappe della breve e concitata visita di Renzi all'Aquila. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto intanto un fascicolo contro ignoti e sono pronte a collaborare anche le altre procure. Stanno infine meglio i tre manifestanti e la poliziotta Maria Cipollone, che hanno riportato ferite e contusioni durante gli scontri. Cipollone è tornata a casa dopo aver riportato una frattura al setto nasale e anche lei è stata ascoltata dagli inquirenti. E di questo, degli scontri, ha parlato anche questa mattina l'esponente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Maurizio Acerbo, non ancora si spegne la eco di quanto accaduto poche ore fa all'Aquila, si è parlato di violenza, si sono dette tante cose. Lei era presente all'Aquila a manifestare per il no ad Ombrina, che cosa è accaduto? È accaduto che sono stati dati alle forze degli ordini delle disposizioni completamente sbagliate, i manifestanti sono stati aggrediti in più occasioni, io stesso ho preso svariati calci agli stinchi da agenti che avevano avuto l'ordine di impedire di avvicinarsi al centro storico dell'Aquila, chi aveva le bandiere di Ombrina. Noi eravamo lì per difendere la legalità, la democrazia, c'erano i comitati, le associazioni ambientaliste, il WWF, la Lega Ambiente, il Forum Acqua.
e nuovo senso civico, mi scuso se mi dimentico qualcuno, cioè comitati e associazioni che non hanno nulla a che fare con la violenza, e i politicanti abruzzesi che al posto di stare con i loro cittadini, dopo aver sfilato con noi per il no a Ombrina, stanno tutti lì a cuccia da Renzi a cercare di arruffianarselo per fare in modo che la prossima volta ci sia posto per loro nelle liste dei nominati per Camera e Senato, si devono solo vergognare, perché se fosse accaduto questo con Berlusconi al governo avrebbero gridato al fascismo, invece siccome lo fanno loro va tutto bene e i cittadini che protestano, che molto spesso, non è il mio caso ovviamente, sono ex loro elettori, e vengono trattati come delinquenti. Quindi lei si sente di escludere la presenza all'Aquila di persone che si siano infiltrate invece per fare violenza, per creare disordini? Io non ho notizia di un solo manifestante che abbia tirato un pugno, che abbia tirato una bastonata. Io ho solo notizia di persone che hanno preso manganellate in testa o che sono state spintonate, come nel mio caso, o che hanno preso, come nel mio caso, qualche calcio. Occupiamoci adesso di una pista ciclopedonale che sarà pagata dalla Regione, realizzata dalla Regione Abruzzo, costerà quasi 1,5 milioni di euro e interesserà 5 comuni della provincia di Chieti. Ortona, Tollo, Crecchio, Arielli e Orsogna sono questi i comuni coinvolti nell'ambizioso progetto della pista ciclopedonale che la Regione Abruzzo realizzerà con un doppio scopo: offrire uno spettacolo naturalistico agli occhi dei turisti e dall'altro tutelare l'ambiente, sorvegliando così il fiume e rendendolo meno isolato. La provincia appaltante sarà quella di Chieti e tra le sue peculiarità, come recita il nome scelto, la Via dei Mulini, ci sarà la riapertura e la riscoperta di antichi mulini, un tempo il comparto più conosciuto d'Abruzzo. Oltre 1.300.000 euro nel quadro di un ragionamento complessivo che vuole investire e molto sul turismo ciclopedonabile. D'altra parte il progetto complessivo per la nostra regione, messo in campo dall'assessore Pepe e dal governo regionale, riguarda molto altro, riguarda intanto quel collegamento ciclopedonabile, il bike to coast, che riguarderà tutte e tre le province, 33 comuni e tutta la costa abruzzese, e attorno a questo macro progetto una serie di progetti tra virgolette minori, ma che vogliono realizzare quest'opera infrastrutturale così importante con una sorta di pettine che va verso l'entroterra, partendo da questo, diciamo, da questa costa già ciclopedonalizzata. Ecco, questo è un progetto complessivo che, già messo da parte 40 milioni di euro, si aggiungono questi pettini che guardano verso l'interno e che nel caso di specie riguarda un lungo fiume, il lungo fiume Arielli, la Via degli Mulini, che in provincia di Chieti metterà insieme 5 comuni a salvaguardia di una di quelle che noi consideriamo leve di sviluppo prioritarie per il futuro della regione. Bene ricordare che in questa annualità l'Abruzzo è stata la prima regione per salto di presenza turistica, e dentro la salvaguardia non solo di quella leva di sviluppo, ma anche del nostro ambiente, noi vogliamo dare corpo e seguito ai contratti di fiume e alla salvaguardia soprattutto dei nostri grandi malati, lo abbiamo detto in campagna elettorale, e che hanno sversato, come sappiamo, qualcosa, diciamo, di poco trasparente nei nostri mari. Noi abbiamo stanziato 150 milioni di euro per ripulire i nostri fiumi, l'ha programmato il governo regionale, adesso le società di gestione dovranno realizzarle, e allo stesso tempo mettiamo insieme la salvaguardia ambientale da un lato, la salvaguardia dei fiumi dall'altro, la salvaguardia di una leva importante dello sviluppo come il turismo dall'altro ancora. È un progetto, insomma, che mette insieme più questioni, più fattori, e che penso possa essere guardato con interesse. E l'associazione Terra Nostra, intanto una notizia da Pescara, prima di questa, perché è stato tolto il divieto di balneazione a Fosso Pretaro, lo ha fatto questo pomeriggio con un'ordinanza il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Nel frattempo, come dicevamo, l'associazione Terra Nostra domenica alle 10 a Pescara incontrerà i cittadini per parlare dell'iniziativa Non ti pago, che riguarda tutti i clienti dei lidi che fossero interessati a chiedere un risarcimento per la vacanza rovinata dall'inquinamento del mare. Si parla di mare inquinato, Terra Nostra fa una proposta anche in base a delle sentenze della Cassazione
chi vuole può non pagare l'ombrellone per i danni ricevuti proprio dal divieto di balneazione. Sì, diciamo che noi abbiamo raccolto le istanze dei cittadini che al mare si lamentano del fatto che quest'anno non abbiano potuto far bagnare i figli o di quelli che sono venuti in vacanza qui, che hanno prenotato una vacanza per venire al mare. Raccogliendo queste istanze noi abbiamo detto che è possibile tramite sentenze di Cassazione essere risarciti proporzionalmente al danno subito, che è un danno non patrimoniale, essere risarciti per la vacanza non goduta o per il non godimento del mare. Tra l'altro esiste anche legiferata la vacanza rovinata, e quindi i consumatori si possono appellare alla legge e pretendere un risarcimento danni in proporzione al danno subito, magari anche mettendosi d'accordo con l'operatore turistico. Tra l'altro anche gli stessi operatori turistici possono poi far rivalere le proprie azioni di rivalsa per danni economici nei confronti dei responsabili, degli enti di quello che è accaduto e delle varie omissioni. Precisiamo che la vostra non è una proposta provocatoria. No, assolutamente non provocatoria, è la legge, quindi noi diciamo la legge esiste e mettiamola in pratica. Se vi lamentate chiedete risarcimento danni. Ed ora all'Aquila, dove domani alle 16 partirà il corteo storico della bolla che raggiungerà la Basilica di Collemaggio, dove sarà aperta la Porta Santa rinnovando il primo giubileo della storia, parte così la perdonanza celestiniana. Un messaggio di pace, solidarietà, fratellanza, rispetto, integrazione, uguaglianza e accoglienza. Il messaggio di Papa Celestino, che si rinnova ogni anno con la perdonanza celestiniana, quest'anno edizione numero 712. Domani, venerdì 28 agosto, il momento clou di tutte le celebrazioni celestiniane, con il corteo storico della bolla e l'apertura della Porta Santa. Il corteo partirà alle 16 dai quattro cantoni, attraverserà Corso Vittorio Emanuele, proseguendo per Piazza Duomo, Corso Federico II, Viale Crispi e Viale Collemaggio, sino alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove attorno alle 18 verrà letta la bolla papale, consegnata simbolicamente alla Chiesa Aquilana. Delegato dalla Santa Sede ad aprire la Porta Santa, quest'anno è il Cardinale Beniamino Stella, che busserà, come prevede il rituale, tre volte alla Porta Santa della Basilica con il ramoscello d'ulivo. A portare la bolla durante il corteo, la dama venezuelana Roxana Aleandra Garzia, giovin signore Mirko Schiavone, dama della Croce Elisa Piccirilli, tema scelto per quest'anno appunto l'integrazione. Il corteo anche quest'anno prevede una prima parte dedicata alle autorità civili e la seconda parte composta da oltre 2000 figuranti in costume d'epoca. Un messaggio di grande attualità, quello del perdono e della perdonanza, che traghetterà la perdonanza celestiniana, lo ricordiamo, primo giubileo della storia, verso il giubileo della misericordia come voluto da Papa Francesco, motivo per il quale quest'anno, questa 712esima edizione, non terminerà come di consueto il 29 settembre, ma andrà avanti sino al 6 settembre con iniziative di carattere internazionale. Spostiamoci nel teramano a Pagliaroli di Cortino per la seconda borsa del prodotto locale nella terra dei briganti. Presidente, quando parliamo di borsa del prodotto locale, a cosa dobbiamo pensare di più? La borsa della spesa o la borsa quella vera della finanza? Ma dobbiamo pensare a dei prodotti di nicchia, di eccellenza, che nella montagna della Laga alcuni produttori vogliono mettere in evidenza per creare anche delle condizioni di sviluppo economico nella zona montana della Laga. E quando si parla di Pagliaroli non viene che da pensare che alla pecora alla Callara, che è uno dei prodotti principali. Sicuramente sì, e più tra l'altro anche dei prodotti non lavorati, quali fagioli, ceci, patata turchese. La patata turchese soprattutto è un prodotto che insieme al Parco Nazionale dei Monti della Laga e del Gran Sasso si sta rilanciando e pensiamo che possa rappresentare un volano per il nostro territorio. La terra dei briganti una volta faceva paura, oggi invece non è più così, anzi attira gente. Sì, sicuramente sta attirando gente dopo che attraverso il progetto La Terra dei Briganti abbiamo cercato di fare sinergie tra le popolazioni locali, gli artigiani e quelli che hanno i prodotti tipici locali per poter presentare la nostra terra, detta dal marchio d'aria la terra dei briganti. Quali sono i prodotti tipici che potranno essere gustati?
I prodotti tipici, il nostro piatto forte è la pecora alla Gallara, perché comunque è il nostro prodotto di punta, ma insieme a tanti altri prodotti dei nostri produttori locali che metteranno nei nostri stand proprio per farli degustare ed eventualmente acquistare, che sono tutte le ditte che hanno aderito al nostro marchio d'aria. Il pezzo forte quest'anno con questo caldo dovrebbe essere anche il fresco, che magari si gode a Pagliaroli la sera. Beh, sicuramente il nostro fresco non sarà condizionato, e spesso e volentieri l'aria condizionata ci ha fatto un po' male a tutti, invece lì il fresco naturale potrà rinsavire tante persone. E per due giorni, domani e dopodomani, a Giulianova sarà possibile assistere ad un suggestivo spettacolo di luci. Giulianova illumina i suoi monumenti come? Avremo delle installazioni artistiche luminose e tutto sarà richiuso sotto un unico nome, che è Light Up. È una manifestazione incentrata sulla light art che sarà realizzata a Giulianova tramite l'appoggio e il sostegno del sindaco Mastro Mauro e dell'assessore Guido Baldi, che ci tengo moltissimo a ringraziare. Quali monumenti saranno illuminati? Le postazioni sono tre. Innanzitutto lo storico Kursaal, che è anche il simbolo della cultura cittadina, che sarà illuminato da un artista di eccellenza nell'ambito della light art, che è Romano Baratta. Poi abbiamo la scuola che ridà sulla piazza Fosse Ardiatine, che è illuminato da un giovane artista che è stato presente all'RGB Festival di Roma, che si chiama Luca Ercoli, che farà appunto videomapping metamorfosi. La terza postazione è sulla terrazza del Belvedere, che sarà illuminata da un video fluida di Enzo Francesco Testa, che è un artista di Lanciano, un regista e fotografo che lavora però principalmente a Roma. Ovviamente c'è bisogno del buio, a che ora si inizierà? Ci sarà un'anticipazione al Kursaal alle 19.30, questo è molto importante perché l'installazione di Baratta è incentrata sulla tematica del tramonto, quindi il Kursaal diventerà il nido del sole, quindi iniziamo proprio esattamente al momento del tramonto. Poi l'evento vero e proprio si svilupperà a partire dalle 21 fino a notte fonda. La pagina sportiva l'abbiamo trattata ampiamente con il processo al Teramo, ma oggi è tornato a parlare il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, dopo le dichiarazioni del tecnico biancazzurro Massimo Oddo, che ieri veramente ha sparato a zero su squadra e anche sulla società, perché dal mercato si aspetta arrivi importanti. Sentiamo come il massimo dirigente pescarese ha risposto al suo allenatore. Presidente Sebastiani, Oddo è arrabbiato dopo la prova del Pescara con il San Nicolò, probabilmente anche un po' preoccupato per come si sono messe le cose sul mercato. No, è giustamente arrabbiato, ma non è il ruolo suo, perché probabilmente queste partite qui poi alla lunga forse i giocatori le prendono un po' sotto gamba e non fanno quello che il mister predica dall'inizio della settimana. Solo per quello, per il mercato, non credo che sia arrabbiato, anche perché stiamo facendo tutto quello che è possibile fare per finirgli di dargli una rosa competitiva, quindi nessun problema. 5 giorni al termine delle trattative di mercato, Pescara cerca una punta, Cocco a questo punto diventa la prima scelta? Nel modo più assoluto. Pescara ha le idee chiare sulla punta, su chi deve andare a prendere. Prossime ore, prossimi giorni vedrete chi prendere il Pescara. Arriverà anche un difensore? Ma si vedrà adesso, da qui a fine di mercato, lunedì. Abbiamo richieste e offerte da tutte le parti, sia per i nostri che noi, per andare a prendere noi dei giocatori. Quindi quello che succede negli ultimi giorni di mercato in Italia è una cosa spropositata, però noi abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare. State incontrando qualche difficoltà nel cedere qualche giocatore oppure no? No, perché il mercato ti aspettano tutti all'ultimo giorno, è chiaro che tutti quanti approfittano quando c'è i giocatori in esubero per cercare di pagare il meno possibile questi ragazzi, e quindi sanno già dove, chi prendere e chi non prendere, ma riprendono nell'ultimo giorno di mercato. Io non sono preoccupato da questo punto di vista, perché non abbiamo giocatori che non hanno la possibilità di giocare in B o in Lega Pro. Ed oggi è stato anche il giorno della composizione dei calendari di Lega Pro per l'Aquila, inserita nel girone B, esordio casalingo contro la Pistoiese.
Prima partita in casa per l'Aquila Calcio 1927, presentati infatti oggi i calendari per la Lega Pro 2015-2016. Il campionato, mentre sull'Aquila pendono ancora i risvolti dell'inchiesta Dirty Soccer, inizierà il prossimo 6 settembre. Per l'Aquila, prima di campionato contro la Pistoiese, squadra già conosciuta nella scorsa stagione. Nella seconda giornata, invece, De Susa e soci affronteranno fuori casa l'Arezzo. E ancora l'Aquila Pontedera, Ancona l'Aquila, Spal l'Aquila, l'Aquila Torres, Tutto Cuoio l'Aquila, l'Aquila Carrarese, l'Aquila Sant'Arcangelo, Pisa l'Aquila, l'Aquila avversario ancora da stabilire, Maceratese l'Aquila, l'Aquila Prato, Siena l'Aquila, l'Aquila Rimini, Lucchese l'Aquila e l'Aquila Rupa Roma. L'Aquila intanto sabato sera ore 20:30 a Stadio Adriatico affronterà in amichevoli il Pescara, sodalizio con il quale il DS Battisti ha avviato una collaborazione che ha portato in rossoblù diversi calciatori. Ultima chiamata per mister Perrone per provare in partite i suoi prima dell'avvio del campionato. È tutto per questa edizione del TG6, noi ci vedremo fra poco, un quarto d'ora circa, per ricollegarci con Roma per seguire le fasi del processo di appello e poi vi ricordo che alle 21 ci sarà Velò con Jacopo Forcella, ma anche nel corso della trasmissione che si occupa dei problemi, delle problematiche del ciclismo, ci saranno collegamenti con Roma. Grazie per averci scelto, buona serata a tutti.